sono Valentina e questo è il mio pinkissimo canale. Oggi ho deciso di parlarvi dei 10 modi di utilizzare l'aceto. Vi ho già fatto un video per quanto riguarda l'olio, che vi lascio qua nella i, e ho pensato: se l'olio fa determinate cose, anche l'aceto aiuterà in qualcosa? Il primo modo di utilizzare l'aceto è quello di utilizzarlo per pulire tutti gli elettrodomestici di casa, perché è uno dei pochi prodotti che riesce anche a sgrassarli. Chi è casalinga sa che gli elettrodomestici, soprattutto quelli che si trovano in cucina, sono sempre grassi, pieni di cose, e un modo per cercare di farli tornare alla loro bellezza è quello di sgrassarli. Provate ad utilizzare l'aceto e fatemi sapere. 2. Rimanendo in ambito cucina però barra bagno, se dovete pulire i vostri filtri dei rubinetti oppure il bocchettone della vostra doccia o della vostra vasca da bagno, vi basterà immergerli in una soluzione formata da acqua e aceto. Questo è un piccolo suggerimento che mi era stato dato dal mio idraulico. Rido perché sembra assurdo, però anche gli idraulici sanno di questi piccoli metodi della nonna, e mi diceva che era l'unico modo per rimuovere i residui di calcare. Questo è un uso che ho fatto e vi posso assicurare che funziona. Numero 3. Un'altra cosa che ho provato a fare con l'aceto è stata quella di pulire i tappeti. Ero un po' titubante perché sappiamo che l'aceto ha quella profumazione abbastanza forte, può essere anche fastidiosa per alcuni. Io proprio amo l'aceto in generale. Vi basterà prendere un panno, immergerlo in acqua e aceto e andare a strofinarlo contro il tappeto. Vi assicuro che diventerà come nuovo. La pulizia dei tappeti è sempre complicata, quindi se non avete lo spazio per farlo, portatelo in lavanderia e voilà. Però se vi va, se avete spazio, se avete voglia, se volete tentare cose strane, ve lo voglio consigliare perché appunto funziona. Io ho pulito il mio tappeto, non so, chi mi segue sulle stories ogni tanto vede il mio tappeto verde, ecco, quello lì l'ho pulito con l'aceto ed è venuto uno splendore. Rimane leggermente il profumo d'aceto, se vi devo dire la verità, però io, amandolo, non ci ho fatto tanto caso. Ha forse dato un pochino più fastidio al cane, però poi se voi lo mettete a prendere aria sul vostro balcone, nel giro di una giornata il profumo se ne va. Numero 4. Altro suggerimento che mi ha dato l'idraulico, e no, non è che è il mio amante, è il fatto che l'aceto con il bicarbonato riesce a pulire le tubature e a liberarle da tutti gli ingorghi, una cosa che a me capita, penso che capiti un po' a tutti noi. Quindi vi basterà mescolare bicarbonato e aceto, inserirlo all'interno dei vostri tubi e vum, voilà! Praticamente una versione del Mister Muscolo casalinga. Numero 5. Non so voi, ma io odio quando c'è un residuo su qualsiasi superficie di scotch, di adesivo, non lo so, voi comprate una scatola in plastica e ci ha attaccato il prezzo, le andate a togliere. A volte, anche se andate con delicatezza, vi rimane quel segno, quella colla cicaticcia. Come si fa a togliere? L'unica soluzione, perché le ho provate tutte, è quella di utilizzare l'aceto. In questo caso non bisogna diluirlo con qualcos'altro, ma andrete a passare un panno, un pezzo di carta, uno straccio sopra la superficie da trattare con direttamente l'aceto sopra. Numero 6. Questo è un metodo che penso proverò perché mi attira tantissimo. Ve lo dico perché è un rimedio della nonna che ho scoperto e quindi voglio condividerlo con voi, ed è il fatto che l'aceto rimuove le macchie e gli odori dai vostri materassi. Anche in questo caso vi basterà strofinare il materasso con bicarbonato e aceto. Mi incuriosisce veramente tantissimo, questi sono tutti i metodi della nonna. Sappiamo che all'epoca, nei primi anni del Novecento, la vita era completamente diversa, quindi non c'era nessunissimo prodotto. Adesso diciamo che chi ha voglia di mettersi lì e pulire in questo modo il materasso, però io ve l'ho detto.
fatto numero 7. L'aceto elimina le macchie di vernice dai vetri delle finestre. Prendete un panno, imbevetelo d'aceto e strofinate. Vedrete che la superficie tornerà pulitissima e anche questo è stato provato. Quindi numero 8. Questo è un suggerimento secondo me molto utile soprattutto per chi deve traslocare o per chi comunque deve pitturare la propria casa. Non lo sapevo, però l'aceto migliora l'adesione della vernice sulle pareti. Anche qua una cosa un po' strana che chissà se mai proverò, penso di sì, quando mi trasferirò potrò provare. È una cosa molto semplice perché vi basterà applicare direttamente sul muro l'aceto e poi una volta che la superficie sarà asciutta andrete ad applicare la vostra vernice. Numero 9. L'aceto elimina l'odore e io direi puzza del fumo sui capi. In questo caso, a differenza dei consigli che vi ho dato in precedenza, si tratta di utilizzare l'aceto di mele, che è un pochino più delicato rispetto al classico, che andrà aggiunto direttamente o all'interno della vostra lavatrice o all'interno della bacinella se lavate a mano, e come dose consigliano un mezzo bicchiere. Questo è un metodo che mi ha, diciamo, tramandato mia mamma, perché effettivamente funziona, anche se lei non me l'ha consigliato per togliere l'odore di fumo dai capi, ma semplicemente per rinfrescarli. 10. Questo è un metodo secondo me che utilizzerete tantissimo, perché ditemi che è capitato anche a voi di avere attaccato a un vostro capo d'abbigliamento, a me mi pare sopra un pantalone, ma parliamo comunque di quando andavo a scuola, una gomma da masticare. Avere attaccato addosso una gomma da masticare è un dramma, non parliamo poi nei capelli, ma quello per fortuna ho bypassato, ma può capitare. Questo capita soprattutto più in età adolescenziale, quando vai alle elementari, fino a appunto quando vai a scuola, che così, non perché te lo lanciano, te lo appiccicano, ma perché magari ti siedi su una panchina o comunque capita di avere addosso sui propri vestiti una gomma da masticare. Come andiamo a toglierla? Andiamo mica a buttare il pantalone, la maglia, la camicia? No, ecco, prima di buttarlo provate a utilizzare l'aceto per rimuoverlo. Basta inumidire la parte interessata con aceto, direttamente con aceto, lasciare agire e poi andare a strofinare. Funziona, anche questo è un metodo che funziona. Un metodo sempre per quanto riguarda la gomma da masticare, non c'entra l'aceto, ma questo è un più, una cosa che vi do in più, un bonus, è il mettere il capo d'abbigliamento o la cosa con attaccato questo maledetto cicles dentro il freezer e tenerlo lì per un tot. Dicono che funziona, io non ho mai provato, quindi non lo so. Fatemi sapere voi. Nulla, questi erano i 10 modi per utilizzare in modo alternativo l'aceto. Fatemi sapere se conoscevate già qualche punto o se vi ho aperto un mondo. Se avete da consigliarmi altri video del genere su determinati prodotti, modo di utilizzare determinati prodotti, fatemelo sapere qua sotto con un commentino. Likeate il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Io vi aspetto anche su tutti gli altri social che trovate nell'info box, Instagram, blog, Facebook. Io vi do un bacio enorme, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!